Cari amici modellisti, buongiorno. Oggi per la sezione nuovi arrivi sul plastico tripper presentiamo alcune novità nuove e alcune unità della serie vintage, ossia antiche. Cominciamo da quelle antiche. Allora, ci sono arrivate alcune, per modo di dire arrivate, perché siamo andati a vedere tra il materiale che ci ha lasciato l'amico, però per noi è un nuovo arrivo, e abbiamo trovato alcune cosette interessanti. Per esempio questa carrozza con terrazzini, ecco qua, che risale al 1970, quindi ha oltre 50 anni di vita. La stessa cosa, una Rocco, anche questa di tipo a due assi delle ferrovie tedesche, e anche questa è degli anni 70-75. Queste due carrozze naturalmente le illumineremo e poi le proporremo in uno dei prossimi video. Poi c'è una vecchia produzione della Fleischmann, anche questa è intorno a quegli anni, si parla del 65-70. E bel modello con le ruote a raggi, con la porta che si apre, ecco, e si chiude, con la cassa traforata per il trasporto bestiame. Un bel modellino simpatico. Poi, per ultimo, abbiamo trovato una carrozza della Lilliput Model Bahn H0, è della vecchia Lilliput, quindi si parla anche questa intorno agli anni del 60 e 70, però molto probabilmente, in base alla tabella che c'è scritta su, sembrerebbe 1964, quindi ha la bellezza di 60 anni. Ecco, abbiamo ancora quel vecchio sistema col cartoncino dentro, ecco, col cartoncino e la bella carrozza. L'associeremo a un convoglio di cui abbiamo già un bagagliaio e un'altra carrozza, e gioco forza sarà un convoglio Rheingold ridotto, perché se non riusciamo a trovare altre carrozze dovremmo accontentarci di quelle che abbiamo. Ecco, e per quanto riguarda i prodotti nuovi invece, Rocco e Riva Rossi. Cominciamo dalla Rocco. Allora, la Rocco è anche questo, diciamo che è frutto di uno scambio con un amico negoziante, al quale abbiamo inviato una locomotiva Sound e ne abbiamo ricevuto un'altra Sound. Questa è quella che abbiamo mandato noi, era una locomotiva nuova, questa è una locomotiva nuova, quindi diciamo uno scambio alla pari. Questa in pratica si tratta di una Rocco
73 727 e una Rocco BR 218 6. Sono locomotive che hanno girato estesamente in Germania, sono paragonabili alle nostre di 443 con una piccola differenza, che mentre le D443 e 445 avevano il motore diesel, queste avevano il motore a turbina. Ecco, la confezione è la solita confezione con i due semigusci, quindi noi abbiamo aggiunto questo pezzo di plastica trasparente, morbida, in modo da poterla estrarre senza rovinarla. Nella tipica livrea avorio e blu, quello che è, questa locomotiva la associeremo alle carrozze con la stessa livrea delle ferrovie tedesche, in modo è naturalmente sound, e quindi la faremo girare per il plastico. Per ultima ci è arrivata una locomotiva, questa qui invece è una nuova acquisizione grazie a un forte sconto. È una Rivarossi HR 2937S, è dell'ultimissima produzione. Si tratta di una locomotiva elettrica E636 378, terza serie, livrea Isabella, pantografi 42LR, deposito Genova e Brignole, epoca quinta. Ecco. Da notare che assieme alla locomotiva la Rivarossi ha anche dato a Cluso una set di due pantografi di tipo 42LR con viti e isolatori. Non ho capito perché? Perché sulla tabella c'è scritto pantografi 42LR e però c'era inclusa anche questa. Vabbè, andremo a vedere. Sapete che sui pantografi si sono scatenati quelli che me ne volevano e me ne hanno messi tutti i colori. Personalmente a me non me frega niente, non me ne frega niente. Censura. Comunque, cosa volete? Nella vita ci sono mogli brave e buone, ci sono mogli che rompono le palle. Ci sono suocere belle e brave, ci sono suocere che rompono le scatole. Su YouTube ci sono iscritti belli e bravi, sono il 99,99%, e iscritti che rompono le palle. Allora, eccolo qua. Questa è la nostra locomotiva, sempre nella sua bella custodia plastica trasparente. Poi c'è uno e una due, erano così, uno e una due, gomma termoformata. Sotto un'altra, una e una due termoformate, e poi ci vorrebbe Ercole qua. Vabbè, la solita bella pellicola trasparente, e questa è la locomotiva. Dobbiamo dire che rispetto alle altre E636, di cui abbiamo visto l'acme
E abbiamo visto la Rocco, questa ha i pantografi in perfetta, diciamo perfetta sagoma. Guardate, vedete lo strisciante. Se voi andate a vedere il sito rotai.it, dove c'è la storia di queste, dei pantografi di questa locomotiva, potete vedere la foto di quella e paragonarla a questa. Va bene, naturalmente qui i respingenti sono fissi, però andranno fissati con un peletto di colla, perché per evitare di perderli. Infatti, se voi vedete, sono già mezzi storti là, e uno addirittura era quasi uscito dalla sede. Poi da un lato c'è il vomere con la possibilità di agganciare del gancio, e dall'altra parte invece c'è il vomere con gli aggiuntivi già montati e tutto, e già pronto per essere messo sul plastico. Non alziamo i pantografi, perché non vorrei che succedesse come le E428, che li abbiamo alzati e dopo non siamo più riusciti a metterli giù. Poi sopra sul tetto, come vedete, ci sono i cavi, gli isolatori, i pantografi e via dicendo. Adesso andiamo a vedere, la mettiamo sul binario, quindi siccome il nostro caro Arturo oggi è andato a trovare una signora sua amica, allora noi purtroppo non abbiamo molta dimestichezza, in quanto col passare degli anni ci siamo arrugginiti non poco. Comunque siamo riusciti a girare la videocamera. E adesso mettiamo la locomotiva sul binario per la prima volta. Ok, allora dopo qualche manovra per mettere a posto tutti e tre i carrelli di questa locomotiva, adesso la accendiamo per la prima volta e vediamo un po' come funziona. E soprattutto che Dio ce la mandi buona, come dice il prete aspettando la perpetua. Allora, per vedere meglio la locomotiva, visto che c'è il cantiere, rimuoviamo la scavatrice. Eccola qua, la mettiamo qui sulla linea secondaria. Così adesso possiamo vedere meglio la sua sagoma. Allora, abbiamo detto che il decoder ha l'indirizzo numero 3. Adesso, per evitare di dire cazzate, andiamo a vedere il foglietto della Riva Rossi. I foglietti della Riva Rossi, come sempre, sono diversi, ossia quello della garanzia, quello dei pezzi di ricambio e quello del decoder. Prendiamo il foglietto del decoder. Allora, qui c'è scritto che il decoder permette il controllo individuale del volume di ogni suono. Si prega di fare riferimento alla seguente tabella per individuare quale CV è necessario modificare. Quindi il foglio dà il range della CV e il valore che è stato impostato in fabbrica. Beh, una roba interessante. Quindi cominciamo. Allora, con il tasto F0
si accendono le luci di testa e accese e spente. Vediamo dopo. Poi col tasto F1 si accende il suono, tutti i suoni, compreso quello del motore. Ecco. Ah beh, noi abbiamo acceso il motore e lui si è spinto da solo. Poi con F2 il fischio. Con F3 ventilatori dei motori. Ah, sembra funzionare tutto bene. Con F4 il rumore che fanno i pantografi quando si alzano e quando si abbassano. Ecco, non so se sentite un po' flebile, comunque. Perfetto. Poi con F5 l'aggancio e sgancio dei carri. Ecco, direi che è una sequenza completa, forse la migliore tra tutte quante le locomotive che abbiamo guardato e abbiamo sentito fino adesso. Infatti, se sentite, c'è lo sgancio della condotta dell'aria compressa, poi lo sgancio degli eventuali altri cavi e via dicendo, poi lo sgancio del gancio. E la manovra finale, quindi ci conviene sentirlo di nuovo. Ecco, direi che la riva rossa si è veramente superata. Poi con F6 il rilascio del freno. Quindi un lungo suono dell'aria compressa che esce. Con F7 i compressori. Con F8 le luci di coda si accendono e si spengono. Guardiamo dopo. Poi, con F9 il fischio corto. Con F10 il freno di emergenza. Con F11 la valvola della sabbiera. Con F12
Ah no, un momento, con F11 abbiamo saltato la riga. Con F11 è la chiusura della porta della cabina. Con F12 la sabbiera. Poi c'è F13, lo stridio in curva, però bisogna che il veicolo sia in movimento, infatti no, da fermo non succede niente. Con F14 accelerazione frenata in modalità di manovra. Allora dovete capire che guardate le scritte in rapporto al dito, quindi vedete voi. Allora, velocità ridotta e accelerazione in modalità manovra, vabbè, a noi no, in questo momento non ce ne frega, può fregare di meno. Allora, poi l'F15 fischio del capotreno. O del capostazione, come volete dire. Con F16 lo scarico dell'aria compressa. Con F17 lo sferragliamento. Anche questo deve essere in movimento. Con F18 il tachigrafo. Con F19 l'attenuazione dei suoni oppure l'aumento dei suoni a seconda di come si preme. Poi con F20 lo stridio in frenata. Vediamo. Ah no, un momento, deve essere in movimento anche questo. Quindi come potete vedere una gamma veramente completa e ben articolata. Direi che mancano gli annunci di stazione, però insomma tutto sommato può è una un peccato veniale che può essere perdonato. Adesso andiamo a vedere le luci. Come possiamo vedere, due bei LED con luce brillante. Quindi F0 accesi, spenti, accesi, spenti. Da notare i fanali con la cornice metallica ben riprodotta. Accendiamo, invertiamo la marcia. Ecco, fari belli rossi accesi, spenti, un momento. Spenti, accesi, spenti. Abbiamo visto che i fari rossi con F0 non si azionano, ma si azionano con tasto F8. Ok, adesso allarghiamo un po' la visione e vediamo la locomotiva. Cerchiamo di farla partire. Velocità minima, come vedete, appena appena ruotata la manopola del multimouse, praticamente va a meno del passo d'uomo, quindi un'ottima velocità. Fermiamo un attimo. E diamo un'occhiata al respingente. Ecco, possiamo vedere come nella realtà sia stata riprodotta la condizione di uso del grasso esistente, eccetera, sulla parte centrale. Quindi un'ottima finitura della locomotiva. La facciamo ripartire.
Da notare che di questa locomotiva esistono varie opzioni, varie serie. Cioè, dicono senza gocciolatori frontali, con i gocciolatori frontali, in Castano Isabella, in Isabella come questo, e via dicendo. Locomotiva bella, proviamo a ingrandire un attimino, acceleriamo. Lo scambio funziona perfettamente, al contrario di altre locomotive, anche della Rocco stessa, che non funzionavano sullo scambio del Zeoline. Ritorniamo. Inversa, come vedete, nessuna inerzia. Abbiamo invertito repentinamente la marcia e la locomotiva è partita. Adesso la instradiamo, fermiamo, la instradiamo sul secondo binario. Vedete, nessun problema. La fermiamo. E andiamo a vedere la prossima locomotiva. Prima di presentare la prossima locomotiva, dobbiamo dire che abbiamo dovuto sistemare un po' il casino, perché tra materiale che c'era della Riva Rossi, tra piastre dentro in gomma piuma, ce n'era un fottio. Ok, allora, a proposito, prima di presentarvi la locomotiva, vi racconto una barzelletta. C'è un campo di nudisti. Una signorina in tenuta da mitica esce e si ferma all'ingresso del campeggio e comincia a fare l'autostop. Ne passano macchine, passano frate in bicicletta. E si ferma e fa: sorella, dica, ha bisogno di un passaggio? Sì, grazie padre, molto gentile. Monti su sulla canna, monta sulla canna e parte. Dopo un po' la signorina fa: ma padre, dica sorella, ma padre, lei non si è mica accorto che io sono nuda? No, signorina, e lei non si è accorta che però che questa è una bicicletta da donna? Va bene, ieri sera sono andato all'assemblea di condominio alla parrocchia dei frati qui vicino e siccome col parroco abbiamo una buona amicizia, gli ho raccontato la barzelletta, gli sono venute fin le lacrime, va bene. Dopo questa digressione, come dicevamo, adesso questa locomotiva che l'abbiamo fatta vedere, la mettiamo sul binario. Allora, dobbiamo dire che della brutta abitudine di mettere, della Rocco, di mettere tutti i foglietti al di sotto del termoformato, per cui siamo costretti a rimuovere tutto quanto. Alla fine abbiamo trovato i libretti. Libretti che, se devo dire, sono veramente completi, al contrario di qualche altra locomotiva dove ce n'erano molti meno. Allora, questi sono gli aggiuntivi che sono caduti a terra. Poi
Poi c'è un libretto che è il modo di impiego, ossia la partenza, la manutenzione e via dicendo della locomotiva. Questo qui con i pezzi di ricambio. E poi c'è l'istruzione del sound decoder. E dobbiamo dire che il libretto è veramente completo. È un libretto di 35 pagine, scritto in tedesco e scritto in inglese. Naturalmente l'italiano non esiste, comunque non importa. Poi andiamo a cercare dove sono elencate, dove sono elencati i tasti di funzione. Fino adesso niente. Parla dell'indirizzo. A dire la verità, fino adesso non abbiamo trovato niente. Abbiamo trovato una pagina incollata. Ok, allora con un taglierino siamo riusciti a aprire, però come dicevamo non c'è nessuna indicazione, non c'è nessuna spiegazione, e quindi cosa facciamo noi? Dobbiamo andare a caso. Cioè diciamo che la Rocco, se piuttosto che fare un libretto con 35 pagine e poi non dire a che cosa corrispondono i vari tasti di funzione, insomma a questo punto noi questo libretto non ce ne frega niente, quindi dobbiamo inventarci i tasti funzione. Da notare che il prodotto Rocco è uno degli ultimi usciti, quindi diciamo che speriamo che i prossimi modelli questa pecca venga sanata. Allora, il decoder è stato impostato sul numero 3 di fabbrica. Nel frattempo, mentre parlavamo di questa locomotiva, il nostro amico ha programmato la locomotiva posteriore che aveva il decoder numero 3, l'ha messa sul numero 7. Ricordo che noi abbiamo una centralina Z21 nera che consente la programmazione anche sul binario di linea. Quindi adesso, cari signori, spero che riuscirete a scusarmi se i tasti funzione non saranno semplici come dovrebbero essere. Allora, con F0 si accendono le luci e si spengono. Andiamo a vederle meglio. Ecco, F0 accese, spente, accese. Proviamo a invertire la marcia e vediamo le luci rosse. Ecco, abbiamo invertito la marcia. Le luci rosse si sono accese, naturalmente sono un po' fioche. Vabbè, cercheremo di vedere se sia possibile aumentare la luminosità. Torniamo alla vista centrale. Allora, dicevamo tasto 5, aggancio, aggancio. Col tasto 6 si modificano le luci di coda.
Ossia, la locomotiva normalmente ha col tasto F0 la funzione di acceso e spento delle luci rosse. Ecco, col tasto F8, scusate, il tasto F6, invertiamo la marcia. Ecco, allora col tasto F6, come avete visto, si spengono le luci rosse e si accendono le luci bianche su entrambe le testate. Questa serve per la modalità in manovra. Una volta terminata la modalità in manovra, si preme il numero 6, si spengono le luci in coda e si riaccendono quelle rosse. Va bene, una roba interessante. Tasto 7. Ah, qui dice lo stridio durante la marcia. Tasto 8, fischio capostazione. Tasto 9, tasto 10, niente. Tasto 11. Ok, e poi questo dovrebbe essere occhio e croce il reostato dell'F14. Poi 17, tromba corta. 18, altra tromba corta. 19, altra segnalazione corta. 20, altra segnalazione corta. Ok, insomma, tutto sommato una gamma abbastanza discreta. Diciamo che si poteva fare di più, a cominciare dal libretto, dove era meglio spiegare un po' le singole voci. Adesso allarghiamo il campo e facciamo partire la locomotiva e vediamo come si comporta. Accendiamo il motore. Anche qui appena ruotato il multi-mouse, la velocità minima è buona. Proviamo l'accelerazione. Accelerazione buona, frenata la stessa cosa, invertiamo e passiamo pian pianino sullo scambio, dove abbiamo visto che altre Rocco avevano dei problemi. Qui sta anche al minimo, non ha nessun problema. Ecco, e con questa ultima immagine, questa del video che vi stiamo proponendo, vi abbiamo presentato due locomotive una Rivarossi e una Lima,
Un attimo che c'è una signora che è caduta e se riusciamo a recuperarla, eccola qua, eccola qua. Allora, dicevamo due locomotive, una Rivarossi italiana, una Rocco tedesca. Abbiamo visto la completezza delle descrizioni, eccetera, della Rivarossi e l'assenza della descrizione delle funzioni del decoder della Rocco. Tutto sommato, due belle locomotive che funzionano bene. Con i prossimi video le vedremo in funzione con vari convogli, passeggeri con questa livrea tedeschi, passeggeri con carrozze vecchio tipo 100 porte e 1933 e via dicendo, in livrea Castano Isabella e Isabella o Castano, quello che volete, e convogli merci. Per questa volta è tutto e signori vi saluto e vado a fare le spese al supermercato. Arrivederci.